Allora, il pubblico ministero di Palermo antimafia, Roberto Scarpinato, nel suo libro Il ritorno del principe, ha scritto: "I processi, oltre a scoprire i colpevoli dei reati, svelano anche al pubblico l'oscenità del potere. Il vero potere non è quello esercitato sulla scena, ma nel fuoriscena, quando il potere ripone le maschere e rivela il suo vero volto." Infatti, in questi anni molte intercettazioni ci hanno svelato il potere senza la maschera. Perciò stanno facendo una legge per limitare drasticamente le intercettazioni senza troppo preoccuparsi di mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Facciamo qualche esempio concreto tratto da questo testo che è all'esame del Parlamento. Primo, oggi per intercettare bastano sufficienti indizi di reato. Ora con la nuova legge ci vorranno gravi indizi di colpevolezza, salvo per la mafia e per il terrorismo. Praticamente si potrà intercettare solo se si è già scoperto il colpevole. Ma allora lo arresti il colpevole, mica lo intercetti. Intercetti per scoprire il colpevole e poi eventualmente arrestarlo, non viceversa. Prendiamo il rogo di Nettuno. La polizia controlla telefoni e abitazioni di tipacci noti per tendenze xenofobe, magari che si aggirano nei dintorni della stazione. Oppure prendiamo il caso di un omicidio insoluto, il classico omicidio contro ignoti, non si sa chi è stato, si brancola nel buio, allora i carabinieri si mettono a controllare i telefoni di sospetti tra i parenti, gli amici, i vicini di casa, fidanzati della vittima per vedere se qualcuno per caso si tradisce. Domani non potranno più farlo. Ma intercettare serve appunto a questo, cioè a trovare le prove, vedere se qualcuno si tradisce e incastrarlo. Se le hai già le prove, a che intercetti a fare, giustamente? Infatti la legge dice anche che si può intercettare soltanto se è assolutamente indispensabile ai fini dell'indagine, ma se già sai chi è il colpevole non è più indispensabile intercettare, quindi praticamente diventa impossibile farlo. E questo vale per l'omicidio, l'associazione a delinquere, la truffa, la droga, l'usura, lo stupro, il sequestro di persona, oltre naturalmente i reati dei colletti bianchi, corruzione, reati finanziari, appalti truccati, eccetera. Compresi pure quei reati fine che poi servono alle organizzazioni terroristiche o mafiose, per esempio l'immigrazione clandestina, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina o l'estorsione, mica in partenza sai che sono opera di mafiosi o di terroristi, solo se intercetti spesso scopri che dietro c'è un'organizzazione terroristica o mafiosa. Prendiamo per esempio l'imprenditore che viene minacciato di morte. E qui o chiederà lui, di essere intercettato e darà il consenso a mettere il suo telefono sotto controllo, per scoprire chi è che lo minaccia, poi magari dopo si scopre che è la mafia, o altrimenti, non si potrà più mettergli il telefono sotto controllo, magari perché lui non lo chiede, perché ha paura, perché non vuole scontrarsi con chi lo perseguita. Idem per il sequestro di persona. È raro che i familiari dell'ostaggio collaborino, anzi di solito fanno di tutto per fare le cose segretamente e pagare il riscatto. Ecco, se non danno il consenso a mettere sotto controllo il loro telefono, non glielo si potrà mettere e così i sequestratori campano tranquilli. Poi c'entra persino la mafia, perché come ha detto il procuratore Roberti, il boss dei Casalesi, Setola, l'hanno preso non intercettando lui, ma intercettando uno che non era nemmeno un camorrista. E quindi era un italo-americano, non c'erano gravi indizi di colpevolezza a suo carico, oggi con la nuova legge non si sarebbe potuto intercettarlo e quindi non si sarebbe potuto prendere nemmeno il boss. Secondo esempio, le intercettazioni, sempre salvo mafia e terrorismo, potranno durare fino a 60 giorni al massimo, poi caschi il mondo, si stacca tutto. Ma se il reato dura 3 mesi, che senso ha intercettare solo per 2 mesi? E l'ultimo mese? Cioè è come dire ai criminali state zitti per i primi 2 mesi, poi scatenatevi. Perché al 60° giorno lo Stato si ritira a prescindere. E che senso ha che le indagini durino 6 mesi, un anno e mezzo, se le intercettazioni durano 2 mesi? Li puoi pedinare per un anno e mezzo e non li puoi intercettare se non per 2 mesi. È completamente assurdo, anche perché spesso i reati durano molto più di 2 mesi. Pensiamo soltanto a una gang che progetta un omicidio, magari ci impiega mesi, o uno stupro, o una rapina, o l'anonima sequestri, che mette in atto un sequestro di persona. Se tiene l'ostaggio per un anno, come puoi staccare tutto dopo 2 mesi? Siamo a Moggi che è accusato di avere truccato interi campionati, cioè avere commesso reati per anni e anni. Oggi si intercetta finché è necessario, finché dura il reato e anche dopo, perché dopo aver commesso il reato magari uno fa sparire le prove o fa sparire l'arma del delitto o va a spartirsi il bottino con i complici o minaccia i testimoni oppure parla del reato che ha commesso. Ecco invece niente, qui 2 mesi e poi basta. E poi possono fare quello che vogliono, lontano da orecchi indiscreti. A questo punto il governo potrebbe lanciare un appello. Cari delinquenti, siate gentili.
fatevi incastrare subito, entro e non oltre i 2 mesi, perché poi noi si va via. Magari impietosito qualcuno accetta pure. Terzo, altra novità, non si può intercettare se si ha solo come elemento una cosa trovata in un'intercettazione precedente. Quindi praticamente se il poliziotto ascolta un tizio che parla di andare ad ammazzare o a violentare o a rapire qualcuno o a fare un attentato terroristico, ma quello gli risulta solo da un'intercettazione e non da un elemento diverso, bene, l'intercettazione non può più essere fatta o prorogata, e questo vale anche per mafia e terrorismo. Quarto, intercettazioni ambientali, la famosa microspia nella casa, nella macchina, in un posto, nel carcere, nella caserma. Ecco, oggi si piazzano in tutti questi posti le cimici nella speranza che il sospettato dica qualcosa o magari parli con i suoi complici per mettersi d'accordo sulla versione da dare. Si piazzano anche le telecamere negli stadi per cercare di prendere quelli che lanciano razzi o picchiano poliziotti o altri tifosi. Con la nuova legge non si potrà più, perché per mettere le microspie bisogna prima dimostrare che in quel luogo si sta commettendo un delitto. Ma come fai a saperlo prima? Se già sai che in un posto stanno sgozzando qualcuno, va bene, ma se non lo sai, come fai? È assolutamente assurdo. Spesso si scopre proprio che stanno per ammazzare qualcuno o per fare qualche altro delitto proprio grazie al fatto che si è messa prima una microspia. Torniamo al caso di Nettuno. Per avere le prove che incastrano magari il branco che ha bruciato quel povero indiano, magari si mettono le cimici nella macchina di quei ragazzi, nella casa di quei ragazzi, sperando che parlino di quello che hanno appena fatto. Ecco, non si potrà più fare a patto di sapere già prima che nella macchina o nella casa stanno bruciandone già un altro, che è una follia. Pensate soltanto a quando si sa che due boss mafiosi si trovano in un bar per concordare il nuovo capo mafia di un posto. Prima gli mettevano la microspia nel bar, adesso non potranno più farlo a meno di dimostrare che quelli nel bar stanno per andare a strangolare qualcuno. Ultimo fatto, che è veramente geniale, questa è un'idea che hanno fornito D'Alema e Casini, che in teoria sarebbero all'opposizione, ma che il governo ha subito copiato, ringraziando: ogni procura avrà un budget fisso annuo per le intercettazioni. Scaduto il budget, esaurito il budget, non si intercetta più. Così mettiamo che in un posto per un anno ci sia un sovrabbondare di delitti, per cui, non lo so, finisce il budget la procura a ottobre. E a novembre e a dicembre che cosa si fa? Non si intercetta per mancanza di fondi. Praticamente si avvertono i delinquenti, i spiacenti, ma fino al 1° gennaio niente cimici, niente microspie. Potrebbero aprire un tavolo di concertazione, un tavolo bipartisan con i delinquenti per un accordo fra gentiluomini. Ragazzi, per 2 mesi noi non si intercetta più, quindi fate i bravi, se avete dei delitti da compiere rimandateli a dopo il 1° gennaio, perché scatta il nuovo budget. Chissà, magari funziona.